Ciao e benvenuto sul mio canale. Mi chiamo Mohammed Jamal e sono insegnante di arabo. Lasciate che vi parli di alcune somiglianze tra l'arabo egiziano e la lingua italiana. Egiziani e italiani hanno infatti molte cose in comune: uno stile di vita mediterraneo, una storia comune, una cultura che si intrinseca. Persino nel linguaggio possiamo notare somiglianze. Ad esempio, nello postare una domanda: loro sono studenti? In arabo, humma talaba? La risposta è sì, loro sono studenti. In arabo, aywa umma talaba. Noterete che la frase rimane la stessa, ciò che cambia è solo l'intonazione. Sebbene la pronuncia di molte lettere differenzi, la R per esempio è la stessa. Persino gli articoli determinativi hanno la stessa pronuncia, in arabo come in italiano. In italiano, libro, il libro. In arabo egiziano, kitab, il kitab. Ed ogni parola è divisa tra maschile e femminile. In italiano, amico, amica. In arabo egiziano, sadiq, sadiqa. Infine, sebbene l'arabo sia una lingua complessa, sono sicuro che dopo poche lezioni ti sarà presto familiare. Grazie per aver guardato il mio video. Impara arabo egiziano con me, metti mi piace e iscriviti. Ci vediamo presto.